Ciao a tutti, sono Marco Cozzilepri. Ho iniziato in Girardoni 2 anni e mezzo fa come ingegnere di processo e al momento sono una figura ibrida tra processo e ricerca e sviluppo. Mi occupo principalmente del cuore delle nostre macchine, quindi dei tubi a raggi X, di tutta la loro costruzione e quindi seguo il processo dalla materia grezza fino al tubo finito. Nello scorso anno sono stato anche introdotto una parte di ricerca e progettazione sempre per quanto riguarda i tubi. Allora, al momento il progetto, diciamo, più sia difficile che interessante a cui sto lavorando è il trovare una macchia focale di dimensioni estremamente ridotte per poter fornire sul mercato un nuovo tipo di tubo per l'azienda. E quindi la parte difficile è stata lavorare su geometrie totalmente nuove, ancora mai studiate in azienda, per riuscire a ottenere dimensioni vicine a quelle, diciamo, micrometriche che sono già sul mercato. E quindi lì ho dovuto lavorare sia dal punto di vista di progettazione tubo, sia dal punto di vista anche di processo, perché ho dovuto cambiare comunque delle parti che non potevano più essere fatte come venivano fatte prima. Questo è stato anche il progetto che mi ha fatto passare da puramente ingegnere di processo a una figura ibrida che ha in mano sia processo che una parte di ricerca e sviluppo. Allora, la cosa migliore è probabilmente la libertà di movimento, nel senso, negli ultimi anni, almeno da quando ci sono io, l'azienda si è dimostrata molto a sostegno dei nuovi assunti o comunque delle nuove risorse, e quindi hai una grande libertà di movimento anche nel fare errori, non fanno problemi se fai errori, anzi sono più contenti perché vuol dire che hai provato a fare qualcosa, ti sostengono come azienda e quindi riesci ad andare avanti in modo abbastanza sereno. Direi il rapporto con i colleghi buono, in questo reparto abbiamo la fortuna di non essere tantissimi, quindi alla fine, essendo una realtà più piccola all'interno dell'azienda, è anche più facile stringere rapporti un po' più stretti, ecco, non solo lavorativi. La parte di libertà l'ho detta, che alla fine era la parte più interessante. Ecco, una cosa che non è scontata, che nonostante è un'azienda in cui sulla ricerca comunque si spinge, il ritmo non è serrato in maniera, diciamo, negativa, nel senso si lavora, ma il bilancio vita-lavoro anche all'interno stesso dell'azienda è mantenuto abbastanza bene. Non si arriva mai a, beh, sì, ogni tanto a fine giornata si arriva stanchi, ma mai totalmente distrutti, perché 8 ore, hai dovuto tirare 8 ore filate senza neanche un minuto di pausa. Quindi riesci a gestirti bene, l'azienda ti permette di gestirti bene e quindi lì poi state riuscire a non finirti in 8 ore.